Le sue opere d'arte valgono cifre a 6 zeri, ma la sua identità resta un mistero. Ora, alcune opere dello street artist britannico Banksy sono apparse sui muri della West Bank a Betlemme. Sulla strada principale di Betlemme, Banksy ha dipinto l'asino e il soldato, con un soldato che controlla i documenti di un asino. Molta gente voleva distruggere il dipinto. Invece noi l'abbiamo coperto e l'abbiamo segato. Quest'anno l'ho messo su eBay. Se vuoi comprare il muro, te lo possiamo vendere. So che l'hanno venduto e l'hanno portato via. Questo è il porto dove è arrivato il pezzo. L'arte contemporanea è legale, mentre buona parte della street art è illegale. È come salvare un Michelangelo per il futuro. Non ci giriamo intorno, si tratta di furto. Chi legge i graffiti legge il mondo. Chi legge i graffiti legge il dolore. Chi legge i graffiti legge la sofferenza degli altri. Stai riprendendo tutto? Certo. Quello lo arrestiamo. Un'opera d'arte, che sia di Banksy o di chiunque altro, ha un valore e a volte il proprietario pensa che il valore sia troppo grande per tenerlo con sé. Ok, fanculo Banksy. Arrivederci.